Salve, buonasera a tutti e benvenuti al primo webinar del gruppo di studio di TAC cardiaca e cardiologia nucleare della Società Italiana di Cardiologia. Mi chiamo Marco Guglielmo, sono il coordinatore del gruppo, sono un cardiologo che lavora a Milano presso il Centro Cardiologico Monzino. Stasera ho il piacere di avere con me il dottor Edoardo Conte che lavora con me nel Dipartimento di Imaging Cardiovascolare del Monzino. Ciao Edoardo. Buonasera a tutti. Edoardo stasera ci presenterà due casi clinici. Il primo caso clinico sul ruolo possibile dell'attacco cardiaca nella valutazione dei presenti con MINOCA, cioè con infarto del miocardio a coronarie indenni da stenosi significative. Il secondo caso invece sarà un caso sulla un'altra applicazione possibile della TAC nella valutazione del paziente che deve fare un'ablazione transcatetere di un'aritmia ventricolare. E ancora sulla mia destra poi c'è il dottor Pontone, che è co-direttore di questo ciclo di webinar. Il dottor Pontone è responsabile dell'unità operativa di risonanza magnetica cardiaca del Monzino e vice responsabile dell'unità operativa di TAC cardiaca del Monzino. Ciao Gianluca. Buongiorno a tutti. Parteciperà anche alla discussione un esperto aritmologo, che è il responsabile dell'unità operativa VIC del Monzino, di diagnosi e trattamento delle aritmie ventricolari complesse. Ciao Corrado Carbucicchio. Buonasera a tutti, grazie. E ancora ci aiuterà un cardiologo clinico intensivista che lavora nell'unità operativa di terapia intensiva coronarica del Monzino, il dottor Nicola Cosentino. Ciao Nicola. Buonasera a tutti e grazie. Ok, il webinar è un webinar interattivo, quindi sarà possibile per tutti voi porre delle domande ai relatori durante la fase di discussione, semplicemente scrivendo la domanda in chat e cercheremo di rispondere alle vostre domande alla fine della presentazione. Ok, prego Edoardo. Ringrazio il dottor Guglielmo. Come ha giustamente introdotto, questa sera vedremo due casi clinici. Il primo volto a essere da esempio per la possibilità di una valutazione non invasiva della traumasia coronarica mediante TC cardiaca, e il secondo che servirà come fonte di discussione per esplorare quelle che sono le possibilità di valutazione di planning pre-procedurale nel paziente che ha indicazione all'ablazione transcatetere di tachicardia ventricolare mediante TC cardiaca. Il primo caso è quello di un paziente di sesso maschile di 50 anni, iperteso, un pregresso fumatore, che non ha in anamnesi alcun precedente di rilievo. Nel 2014, nell'ambito di una valutazione cardiologica, ha effettuato un test a sforzo ciclo-ergometro e un ecocardiogramma transtoracico, che sono risultati nella norma. La terapia, come vedete, è volta sostanzialmente al controllo dei valori pressori, però nel 2 febbraio del 2017 ha un episodio di dolore toracico oppressivo che insorge a riposo, che perdura circa 30-60 minuti e che successivamente regredisce in maniera spontanea. Questo, quindi, il paziente pensa di non recarsi in pronto soccorso, vista la risoluzione dei sintomi, ma programma una valutazione ambulatoriale cardiologica presso il nostro centro. In quell'occasione viene riscontrato all'elettrocardiogramma un esito di necrosi anteriore, per cui il paziente viene inviato presso il pronto soccorso del nostro centro anche in considerazione della recente sintomatologia sospetta per essere di natura anginosa. Questo è l'elettrocardiogramma e questi sono i valori di troponina, che come vedete sono lievemente alterati con una graduale ma costante riduzione ai prelievi seriati, che ci fa pensare di aver intercettato la fine, diciamo, di una curva enzimatica cardiaca, il cui evento indice è verosimilmente quello risalente alle settimane prima. All'ecocardiogramma conferma, diciamo, questo tipo di sospetto, perché abbiamo una cinesia della porzione medio-apicale del setto anteriore e della parete anteriore, con una lieve riduzione della frazione d'eiezione, e viene posto un sospetto di pseudoaneurisma apicale. Il paziente comunque si mantiene attualmente asintomatico e in buon compenso emodinamico.
Viene quindi richiesta una TC cardiaca al fine di escludere la presenza di una complicanza meccanica, della complicanza meccanica dell'infarto del verosimile infarto del miocardio che è stata sospettata all'eco. Questa è la TC che esclude la presenza di uno pseudoneurisma apicale e con una relativa sorpresa mostra l'assenza di patologia ateromasica significativa a carico dei principali vasi epicardici. Il paziente a questo punto viene sottoposto a una risonanza magnetica al fine di valutare la presenza di fibrosi e di valutarne il pattern, se abbiamo un pattern ischemico, nel sospetto di una possibile miocardite, quindi nell'ipotesi di trovarci invece di fronte a un pattern di late enhancement non ischemico. Quello che troviamo al late è, come vedete, questo è un asse corto del ventricolo sinistro, abbiamo un'evidenza di una necrosi, di un esito di necrosi a livello del setto anteriore e del setto inferiore medio apicale. Quindi a conferma del sospetto clinico di infarto del miocardio, quindi di un'origine ischemica di queste alterazioni elettrocardiografiche, ecocardiografiche, di questo movimento della troponina. Quindi se a questo punto rivediamo in maniera critica la TC cardiaca e andiamo a ricostruire insieme, se così possiamo dire, l'ATC di questo paziente. L'acquisizione era un'acquisizione comunque col gating cardiaco, quindi nel quale è possibile andare a visualizzare le coronarie come abbiamo visto. Scegliamo la fase migliore secondo quello che ci sembra alla valutazione qualitativa dell'immagine per avere il massimo di qualità, e penso sia, come vedete, qua in cui alla fase dell'80% del ciclo cardiaco abbiamo un'ottima qualità dell'immagine. Selezioniamo la fase e passiamo all'analisi del circolo coronarico. Ovviamente alla TAC effettuata in urgenza era stata identificata una lesione di grado lieve, condizionante una stenosi pari a circa il 30% a livello dell'IVA prossimale, che andiamo adesso a studiare nel dettaglio. Sentiamo il primo punto in aorta e poi seguiamo l'arteria interventricolare anteriore fino all'apice. Anche perché scegliamo di valutare in prima ipotesi l'arteria interventricolare anteriore, perché il territorio che appare coinvolto dalla necrosi è quello del appunto il setto anteriore, quindi tributario di questa arteria coronaria. Questa è la ricostruzione tridimensionale che abbiamo che effettuiamo solitamente. Vediamo che a livello dell'arteria nel tratto prossimale di IVA è presente una patologia ateromasica prevalentemente fibrolipidica che possiamo vedere in asse corto. Che condiziona una stenosi, si conferma non significativa, anche una rivalutazione critica delle immagini, che presenta un rimodellamento positivo e, come potete vedere qui, un possibile segno di ulcerazione di plaque. Questo è il rimodellamento positivo, quindi abbiamo almeno due caratteristiche ad alto rischio, quindi abbiamo bassa densità, quindi indicativa di una patologia prevalentemente fibrolipidica, e un rimodellamento positivo che ci fanno sospettare come questa possa essere la lesione colpevole del pregresso del recente infarto del miocardio. Torniamo alla presentazione. Ecco, questo è il dettaglio di quello che abbiamo visto insieme con questa iperdensità all'interno della patologia fibrolipidica che ci può far sospettare la presenza di una recente ulcerazione di placca. Dunque, quindi, cercando di concludere, di riassumere quello che abbiamo visto, abbiamo un paziente con un
una clinica compatibile con un infarto del miocardio, che è una fibrosi a parte ischemico alla risonanza, abbiamo un riscontro alla TC cardiaca di una patologia ateromasica ad alto rischio, anche se non ostruttiva, che concorde con quello che abbiamo visto alla risonanza. E quindi possiamo concludere che il paziente ha avuto un infarto del miocardio a presentazione tardiva in presenza di una patologia ateromasica non ostruttiva con caratteristica ad alto rischio. Il paziente è stato quindi dimesso in terapia antiaggregante con ASA cuticario e con altre dosi di statina. Se cerchiamo di andare a inquadrare, a inserire in un discorso più generale il caso che abbiamo visto, è chiaro che stiamo parlando di un MINOCA, quindi un infarto del miocardico in assenza di coronaropatia ostruttiva, ed è chiaro che quando abbiamo di fronte questo tipo di pazienti la diagnosi differenziale è relativamente ampia, perché possiamo passare dalla miocardite alla sindrome di Takotsubo, ed è anche evidente che quando la presenza di una patologia eccentrica è il nostro sospetto clinico, il nostro riscontro alla coronarografia, la valutazione invasiva dell'ateromasia è la metodica di scelta. Soprattutto perché questi solitamente sono pazienti acuti che solitamente vanno incontro ad angiografia in tempi brevi e nella stessa seduta è possibile valutare la presenza, quando la coronarografia esclude la presenza di stenosi significative, è possibile fare una valutazione invasiva e accurata della ateromasia coronarica. Tuttavia, come nel nostro caso, possono essere condizioni nei quali la coronarografia non deve essere per forza effettuata in urgenza. In questo caso il paziente erano passate più di 48 ore dall'insorgenza verosimile dell'infarto del miocardio e il paziente era sintomatico. E in questo setting l'ATC può avere, secondo noi, un ruolo nella valutazione non invasiva dell'ateromasia. Questo tipo di approccio può essere supportato da una ampia letteratura che mostra come la valutazione non invasiva dell'ateromasia mediante TC possa essere in grado di identificare alcune caratteristiche ad alto rischio che sono tipiche o probabilmente associate alla sindrome coronarica acuta. In questo lavoro risalente al 2006, a primo nome Udo Hoffman, vi sono stati identificati tre gruppi di pazienti, seppur in numero non esteso. Due gruppi, pazienti con sindrome coronarica acuta e pazienti con angina stabile. E gli autori hanno suggerito come alcune caratteristiche, come quelle che abbiamo visto, quindi il remodellamento positivo e l'area della placca, sono maggiormente presenti nelle lesioni colpevoli dei pazienti con sindrome coronarica acuta, quando paragonate invece a lesioni stabili, sempre in pazienti con sindrome coronarica acuta, addirittura in lesioni stabili in pazienti con angina stabile. Molto più recentemente lo studio ROMICAT 2, che coinvolge pazienti che effettuano per protocollo una TC cardiaca nell'ambito di una sospetta sindrome coronarica acuta, ha evidenziato come la presenza di bassa attenuazione di placca sotto i 30 Hounsfield e di un plaque burden, quindi praticamente una patologia eccentrica, sia maggiormente associata e migliori la predizione, possa predire l'evento di sindrome coronarica acuta all'interno della stessa ospedalizzazione. Quindi gli autori hanno concluso che vi possa essere una marcata differenza nell'estensione di patologia, nella morfologia di placca quando andiamo a paragonare le lesioni colpevoli versus le lesioni non colpevoli. Questo anche quando la valutazione TC viene confrontata con la valutazione IVOS più tradizionale. Recentemente è uscito questo studio dedicato ai pazienti con MINOCA e anche in questo caso gli autori confermano che nei pazienti con MINOCA la presenza di rimodellamento positivo e di bassa attenuazione di placca è sicuramente più prevalente in questo tipo di pazienti quando andiamo a paragonarli con un controllo. In generale, almeno la presenza di una di queste caratteristiche ad alto rischio sembra identificare discreta accuratezza la presenza di una lesione vulnerabile, una lesione instabile. Questa è interessante editoriale relativo proprio alla valutazione dei pazienti con MINOCA. Viene sottolineato come la risonanza magnetica, come abbiamo visto, sia importante e fondamentale nella valutazione e nella differenziazione diagnostica di questo tipo di pazienti, e anche la TC, come abbiamo visto, viene citata in quanto è possibile, nei casi in cui la valutazione invasiva non sia stata effettuata
la TC permetta una valutazione non invasiva accurata dell'ateromasia coronarica senza dover sottoporre il paziente a una nuova valutazione invasiva. Questo sempre al fine di indirizzare i pazienti verso una terapia che sia la più possibile personalizzata in questo senso. Vediamo quali sono nel dettaglio queste caratteristiche ad alto rischio. Il rimodellamento positivo è sicuramente quello più studiato, quello più citato, e sostanzialmente si definisce come la presenza di un rapporto tra l'area della placca in sede di massima stenosi e valutato in asse corto è un lume di riferimento maggiore di a 1.1. L'altra lesione, la caratteristica ad alto rischio, come abbiamo visto, è la presenza di attenuazione, di una bassa attenuazione di placca, specificatamente la presenza di un voxel con almeno un voxel che presenta un'intensità Hounsfield inferiore a 30. La presenza del napkin ring sign, come vedete nella figura sotto, è identificato come un'alterazione rim-like, un'iperdensità rim-like che si distribuisce attorno a una patologia fibrolipidica. E in ultimo, la presenza di uno spotty calcification, quindi qualsiasi focale calcificazione che abbia un diametro inferiore ai 3 mm e che sia, come vedete nella figura, nel contesto di una patologia fibrolipidica. Quello che abbiamo visto finora riguardava i pazienti acuti, però credo sia importante sottolineare come questo tipo di valutazione sia fondamentale anche e di interesse prognostico anche nei pazienti con sospetta coronaropatia, quindi nei pazienti stabili. Questo è uno dei lavori principali, il primo nome è Sadakamoto Yama, che mostra come la presenza di patologia, diciamo, le caratteristiche di placca ad alto rischio alla TC cardiaca sia un predittore indipendente di sindrome coronarica acuta al follow-up, anche indipendentemente dal grado di stenosi. Questa è la nostra esperienza su un gruppo di pazienti con patologia ateromasica non ostruttiva alla TC cardiaca, pazienti con sospetta CAD. Bene, abbiamo identificato che anche in assenza di coronaropatia ostruttiva la presenza di almeno due caratteristiche di placca ad alto rischio si associ a una peggiore prognosi in termini di eventi cardiovascolari al follow-up. Questo è uno dei lavori più recentemente usciti, a primo nome Daniele Andrini, nei quali è stata fatta una valutazione avanzata dell'aterosclerosi, quindi non più solamente delle caratteristiche qualitative che abbiamo visto, ma effettuando una valutazione volumetrica, quindi calcolando il volume dell'ateromasia e differenziando la presenza di ateromasia calcifica versus la presenza di ateromasia prevalentemente fibrolipidica. Quello che gli autori suggeriscono è che la presenza di volume, di un elevato volume non calcifico, sia uno dei parametri più importanti che possano identificare precocemente i pazienti che hanno un maggior rischio di sindrome coronarica acuta. Quindi quello che possiamo concludere è che è vero che in un setting clinico acuto le tecniche di imaging invasivo, quali l'IVUS e l'OCT, sono ovviamente il gold standard per la valutazione dell'aterosclerosi coronarica, quindi nel paziente con Minocca chiaramente questo tipo di tecniche devono essere utilizzate in prima istanza. Tuttavia la TC cardiaca appare come la principale metodica non invasiva per la valutazione diagnostica e prognostica dell'ateromasia coronarica e quindi nei pazienti con Minocca può avere un ruolo in un setting subacuto o cronico, permettendo di ottimizzare la strategia terapeutica senza la necessità di sottoporre il paziente a nuove valutazioni invasive. E come abbiamo visto in ultimo, nei pazienti con sindrome coronarica cronica, l'ATC permette una stratificazione prognostica che sia incentrata sulla valutazione dell'aterosclerosi oltre alla valutazione del lume coronarico. Grazie, direi che... Grazie, Edoardo. Possiamo partire con la discussione. Io avevo un dubbio clinico e quindi chiederei al dottor Nicola Cosentino che cosa ne pensa in questo caso della doppia terapia antiaggregante, una scelta giusta o meno, perché non credo che ci siano dei dati solidissimi in letteratura, dei trial randomizzati su questo argomento. Ti ringrazio Marco per la domanda. Io condivido pienamente la scelta di Edoardo nel iniziare una doppia terapia antiaggregante. È vero che i dati sulla doppia terapia antiaggregante del Minocca sono abbastanza controversi. I dati del registro Swedenhart hanno dimostrato come non ci sia un effetto benefico di quel favorevole sulla prognosi della doppia terapia a lungo termine. Tuttavia, nel registro sono stati considerati tutti i tipi di Minocca. In questo caso, invece, Edoardo ha chiaramente dimostrato come la base dell'infarto vi era una placca aterosclerotica, sì non ostruttiva, ma
come ha fatto vedere chiaramente Edoardo, la placca presentava caratteristiche di alto rischio. Quindi sicuramente in questo setting di NOCA, quelli su base atrosclerotica non ostruttiva, in questo caso una doppia terapia antiaggregante può sicuramente aiutare a migliorare la prognosi. Quindi condivido pienamente con Edoardo la scelta della doppia terapia antiaggregante. Grazie. A questo punto, in questo tipo di paziente, quindi in cui fondamentalmente non abbiamo trovato delle lesioni coronariche ostruttive, rassicureresti il paziente oppure lo seguiresti dicendo vabbè, non hai nulla di particolare, tanto non hai una coronariopatia significativa, oppure lo seguiresti in qualche modo facendo un follow up? Sì, anche questa è una domanda interessante. Il primo riscontro di un infarto miocardico acuto in assenza di stenosi significativa risale al 1939 da parte del professor Gross. In queste decade abbiamo chiaramente capito come i malati con minocca non sono malati a prognosi favorevole. Ormai sappiamo che hanno una mortalità ad un anno del 2-5%, addirittura una mortalità a 4 anni del 14%. E recentemente è stato pubblicato sull'Europeo un lavoro su 290.000 infarti, di cui il 6% con minocca, che ha dimostrato come un quinto di minocca ad un anno andrà incontro a morte, reinfarto, scompenso o stroke. Quindi si tratta di malati ad alto rischio. Diciamo che l'interesse nostro spesso decade nel momento in cui noi troviamo un infarto senza placche ostruttive. Bene, dobbiamo cambiare probabilmente la nostra visione e iniziare a concentrare anche prevenzione e stratificazione anche nei soggetti con minocca, perché questi sicuramente possono beneficiare e possono ottenere un miglioramento della prognosi. Quindi non mi sentirei così sicuro nel rassicurare il paziente e dire bene, è stata solo una carezza al tuo cuore, puoi andare a casa. Ok, grazie mille. Gianluca. Sì, volevo aggiungere un paio di riflessioni che ho raccolto durante la splendida presentazione del dottor Conte. E sono lo stesso problema visto da due prospettive. Il primo punto, è stato citato ovviamente sulla essenzialità di eseguire una risonanza cardiaca nei pazienti in cui si sospetta un minocca. Per il semplice fatto che alterazioni ECG e movimento enzimatico e riscontro di patologia aterosclerotica alla coronografia anche non ostruttiva definisce la presenza di due fenomeni, ma non ne definisce la presenza, il nesso di causalità, perché noi potremmo avere un movimento enzimatico per altra natura in un paziente che ha una concomitante aterosclerosi subclinica. E quindi la risonanza è fondamentale perché è lei che dimostra il nesso di causalità, cioè evidenziamo delle future ischemiche infartuali che a questo punto definiscono il nesso di causalità, perché questo poi determina l'opportunità o no della doppia antiaggregazione. E questa è la prima considerazione. Il secondo commento era appunto sottolineare l'essenzialità della TC o comunque sia dell'imaging di placca in generale, quindi può essere anche fatto in sede invasiva con IRUS o OCT, perché se la risonanza determina l'indicazione della doppia antiaggregazione, perché definisce la presenza dell'infarto, l'imaging di placca definisce quanto robusto deve essere il trattamento che non è più a questo punto di prevenzione primaria, ma di prevenzione secondaria. I benefici delle estatine, sono uscite le nuove linee guida giusto quest'estate, con goal di trattamento con LDL sotto i 55, si raggiungono nel momento in cui c'è una placca da trattare o da rimodellare. Per cui paradossalmente anche un minocca, in assenza di placca aterosclerotica, è probabile che non riceva grossi benefici da un trattamento con statine ad alto usaggio. E quindi l'imaging di placca come guida per la decisione della vera prevenzione secondaria del post-infarto. E poi una domanda invece per il dottor Conte. Se sappiamo che questo è lo scenario in cui si sviluppa il minocca e sappiamo più o meno ormai come gestircela dopo che è avvenuto l'evento, adesso lo sforzo iniziale è noi avremo sempre più pazienti con diagnosi di aterosclerosi subclinica, come trattarli e gestirli. In altre parole, il paziente che non ha avuto ancora eventi ma ha un'aterosclerosi subclinica con quelle futures che tu hai poc'anzi menzionato, è un paziente che deve fare prevenzione secondaria perché il danno d'organo per noi è già l'aterosclerosi secondaria e l'aterosclerosi coronarica, o siamo ancora nello scenario della prevenzione primaria perché il danno d'organo è l'infarto miocardico? Non ci sono dati, domanda, però volevo sapere. Direi che è difficile dare appunto dati certi in questo setting. Credo però che un appiglio importante, al di là di chiamarla prevenzione primaria, prevenzione secondaria, che poi sono definizioni su cui possiamo trovare un accordo, è che se guardiamo le recenti linee guida pubblicate per la prevenzione primaria appunto della Società Europea di Cardiologia, il calcium score viene citato come possibile aiuto per decidere in quali pazienti somministrare
consigliare la cardiospirina in prevenzione primaria, perché come sappiamo, se noi somministriamo cardiospirina e statina a tutta la popolazione indiscriminata, abbiamo dei benefici che sono dubbi. Invece, se noi quello che possiamo fare, io più che il calcium score, che ovviamente ha una grossa supporto di letteratura in termini prognostici, ma può mancare le lesioni fibrolipidiche, quindi a maggior rischio, penso che questo tipo di valutazione mediante TC cardiaca con un'attenzione particolare alla ricerca delle caratteristiche ad alto rischio possa aiutare il clinico a identificare i pazienti che maggiormente meritano una terapia aggressiva in termini sia di cardiospirina che di statina. Siamo facilitati quando il paziente fa la TC cardiaca per un motivo clinico, quindi per un sospetto di toracolgia, per uno sospetto di coronopatia nell'ambito di una toracolgia, e le linee guida ultime della sospetta CAD ci vengono in aiuto perché abbiamo una classe di raccomandazione forte da poco. Quindi in questo tipo di pazienti siamo facilitati perché il contrasto lo abbiamo già fatto e quindi è più semplice. È più difficile dire quando e se dobbiamo consigliare una TC cardiaca in un paziente asintomatico. Al momento andremo contro le linee guida, in futuro lo sforzo nostro è quello di ricercare in quale setting e quale paziente può meritare una valutazione di questo tipo anche se asintomatico. In questo senso la ricerca di un biomarcatore potrebbe essere la soluzione, però sicuramente al momento clinicamente non abbiamo niente in mano. Edoardo, io ho un'altra domanda. Secondo te lo studio del grasso pericoronarico può ulteriormente aiutarci a identificare delle lesioni a rischio, presenti a rischio? Allora, ci sono meno dati riguardo allo studio dell'adipe epicardico in questo tipo di valutazione, ne abbiamo visto uno nell'articolo che ho presentato, e sicuramente una valutazione che necessita ancora maggior esperienza in questo setting, quindi direi che ha sicuramente un appealing dal punto di vista della ricerca scientifica, però al momento non abbiamo delle chiare indicazioni anche nell'ambito della ricerca scientifica su caratteristiche precise che ci possono indicare. Perché è correlato indicare. Comunque all'infiammazione. È correlato comunque all'infiammazione, esatto. Alterazioni dell'adipo epicardico possono essere correlate con la presenza di infiammazione peripatologia. Però è sicuramente una valutazione molto più raffinata, molto più complessa, che quindi è difficilmente al momento, secondo me, valutabile all'interno di una pratica clinica. Grazie. Edoardo, ti faccio una domanda clinica. Come seguiresti tu questo malato? Con quali esami strumentali? Cioè, sappiamo che è un malato che va tenuto, dobbiamo dire fermiamoci, lo facciamo accostare, lo dobbiamo seguire periodicamente. Ma come seguiresti tu il malato? Come seguiresti tu l'evoluzione di questa placca? Dopo che comunque sappiamo che tu hai iniziato già una doppia terapia antiaggregante, una statina alto dosaggio. Certo. Come programmeresti il follow-up? Anche questa è una domanda a cui è difficile rispondere avendo un supporto dalle linee guida o da grossi studi scientifici. Sicuramente direi due cose. Ci sono in letteratura alcuni dati sulla possibilità di seguire la teromasia con la TC cardiaca, quindi in quali è stata evidenziata la possibilità di seguire una progressione o in alcuni casi una regressione della patologia teromasica con TC cardiaca. Però c'è da dire che due cose, secondo me. La prima è che non dobbiamo dimenticarci che TC seriate vuol dire lesioni ienidanti seriate, magari in pazienti giovani e asintomatici, quindi questo è un primo problema, oltre a mezzo di contrasto ripetuto. Il secondo problema è che al momento non abbiamo, al di là della statina e della cardiospirina, una terapia che sia mirata all'aterosclerosi. E quindi quello che possiamo fare in più in questo paziente è quando avrà un'ischemia miocardica, quando avrà i sintomi, è andare a effettuare una rivascolarizzazione miocardica. Quindi credo forse che l'approccio più pragmatico e supportato e meno rischioso sia quello di seguire questo paziente magari con un ecocardiogramma da sforzo, un test di imaging di secondo livello per la valutazione dell'ischemia miocardica, così di intercettare quel momento in cui la patologia ateromasica, che pensiamo sia più stabile possibile, progredisca lentamente, e intercettiamo quel momento in cui diventa ischemizzante, diventa significativa dal punto di vista emodinamico, nel quale possiamo fare qualcosa. Grazie.
C'è tempo solo per... ancora l'ultima domanda? Sì, rapidamente. Mi ricollego a quanto ha detto poc'anzi Nicola. Ci sono evidenze che ci sia un incrocio tra plaque futures e ischemia, a intendere. Una minoranza delle placche non ostruttive determina un'ischemia, ma se andiamo a vedere quali sono quelle che determinano ischemia, sono, guarda caso, quelle con le futures ad alto rischio. E quindi la mia domanda è, noi oggi possiamo documentare in TAC l'ischemia con la FFR-CT. Vediamo che ci sono casi aneddotici segnalati che nel momento in cui trattiamo con dosaggio intensivo di statine una placca ad alto rischio che ha un FFR-CT patologica, nel momento in cui questa placca vira di fenotipo e inizia a diventare placca calcifica senza aver avuto alcuna modifica del lume, la FFR-CT si normalizza, a dire ci sono dei parametri quantitativi che correlano con le plaque future. Quindi la mia domanda è, secondo te tool di fluidodinamica applicata alla TAC possono essere marker quantitativi di risposta alla terapia con statine che, come sappiamo, non necessariamente correla con l'abbattimento dei livelli di colesterolo nel sangue? Assolutamente sì, nel senso che sicuramente possiamo andare a vedere in maniera ancora più fine della modifica di morfologia se abbiamo una risposta terapeutica alla terapia, appunto, che è una risposta effettiva alla terapia che abbiamo impostato. È vero che questo tipo di valutazione sono valutazioni complesse che spesso necessitano l'invio delle immagini al di fuori dell'ospedale, che quindi credo che al momento non siano clinicamente difficili da spendere. Grazie mille. Passiamo direi al secondo caso. Come avevamo anticipato, in questo secondo caso valuteremo quali siano le potenziali applicazioni della TC cardiaca nel planning preprocedurale nei pazienti che devono essere sottoposti ad ablazione transcatetere di tachicardia ventricolare. Questo secondo caso è la storia di un paziente maschio di 73 anni che è noto per una dilatativa non ischemica che condiziona uno scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta. È portatore di un SDCRT che non è compatibile con l'esecuzione di risonanza ed è noto dal 2016 per plurimi episodi di stormo aritmico e più recentemente è stato ricoverato per uno stormo aritmico refrattario alla terapia medica. Pertanto il paziente afferisce al nostro centro per essere sottoposto a una valutazione da parte del dottor Carbucicchio nell'eventuale possibilità di ablazione transcatete. Questo è l'ecocardiogramma che, come vedete, mostra una severa riduzione della frazione di eiezione con un pattern di alterazione della cinesi sostanzialmente non ischemico, un'ipocinesia diffusa. Questo è una quattro camere a titolo esemplificativo che conferma una dilatazione del ventricolo sinistro che risulta ipocinetico e severamente disfunzionante. Dunque, come anticipato, da circa un anno con il dottor Carbucicchio stiamo, anche nell'ambito di un protocollo di ricerca, stiamo valutando questi pazienti che non possono, per diversi motivi, effettuare una risonanza magnetica valutandoli con un'imaging preprocedurale utilizzando TC cardiaca. Il protocollo di acquisizione è lievemente differente rispetto a una TC cardiaca per la valutazione del circolo coronarico. La preparazione è simile, nel senso che somministriamo comunque nitrati sublinguali e terapia beta bloccante quando possiamo. Ovviamente nel paziente in oggetto abbiamo una controindicazione assoluta che è la frazione di iniezione ridotta. Andiamo a somministrare un pochino più di contrasto rispetto al solito, perché di solito somministriamo uno 0.8 per chilo, invece qui dobbiamo somministrare 1.5 ml per chilo e effettuare una prima scansione che è una scansione standard per la valutazione del circolo coronarico. Il paziente invece che terminare l'esame rimane in TC per altri 8-10 minuti e viene effettuata una seconda scansione riducendo un pochino i parametri di acquisizione, quindi riducendo il kilovolt picco sostanzialmente per la valutazione della fibrosi miocardica. E successivamente viene effettuato un post-processing dedicato al fine di ottenere una ricostruzione tridimensionale che includa l'adipo epicardico, il circolo coronarico e l'area della fibrosi miocardica, che poi è possibile, come vedremo, integrare durante la procedura di ablazione di mappaggio elettroanatomico direttamente sullo schermo che è a disposizione del collega elettrofisiologo. Questa è la TC cardiaca che conferma la normalità delle coronarie
e andiamo a vedere più nel dettaglio quello che di solito valutiamo mediante TC in questi pazienti, soprattutto per quello che riguarda la valutazione non tanto del circolo coronarico, che è una valutazione tradizionale, ma per quello che riguarda la valutazione della fibrosi miocardica. Allora, come vi dicevo, questo tipo di valutazione viene effettuato con una scansione tardiva, dopo circa 8 minuti dalla somministrazione di mezzo di contrasto. Quindi in questo caso abbiamo le camere che sono tendenzialmente prive di mezzo di contrasto. Andiamo a trovare un asse corto del ventricolo sinistro, così da portarci su una visione che sia poi più semplice e più facilmente descrivibile, diciamo, secondo riferimenti noti. Modifichiamo la finestra, applichiamo un filtro di retrocostruzione che è sostanzialmente volto a ridurre il rumore, perché come vedete sono immagini più rumorose di quelle a cui siamo abituati, e modificando la finestra vi faccio notare che abbiamo la parete posterolaterale che presenta un miocardio sano, quindi un miocardio ipodenso, abbiamo il blood pool all'interno della camera ventricolare sinistra, e stressando la finestra vediamo che il setto interventricolare presenta un'iperdensità con un, che a livello della porzione più anteriore ha una distribuzione mesocardica, che è concorde con quello che di solito troviamo in risonanza magnetica in questi pazienti con dilatativa, con cardiopatia dilatativa primitiva. Quindi è una distribuzione medio-ventricolare a livello dell'etenasmente, della fibrosi, a livello medio-ventricolare, a livello del setto anteriore basale. Ovviamente una valutazione non... come dire, è semplicissima, forse in questa posizione si vede ancora meglio, e che necessita ovviamente una curva di apprendimento, però questa porzione più basale del setto si distingue bene da una porzione più apicale, nel quale vediamo il setto interventricolare essere completamente ipodenso in assenza di fibrosi. Se torniamo alla presentazione, abbiamo detto coronarie normali. Ecco, è importante anche non solo la valutazione della fibrosi, ma anche una valutazione di quello che è la regione anatomica, che poi costituisce la via di accesso per un eventuale approccio epicardico, che è sostanzialmente la regione che si trova lateralmente a sinistra dell'oxifoide. Come vedete, in quest'area noi possiamo valutare in maniera estesa alla TC la presenza di parenchima polmonare, la presenza di eventuali rami arteriosi, la presenza, il posizionamento, il rapporto del parenchima epatico con questa regione, e possiamo discutere prima della procedura con il collega elettrofisiologo se possiamo prevedere delle difficoltà o dei possibili rischi procedurali, rendendo tutto questo al fine di ridurre al minimo le complicanze legate a questa procedura. Questo è un esempio, è sostanzialmente quello che vi ho fatto vedere prima, dove ritroviamo la presenza di fibrosi a carattere con una distribuzione non ischemica a livello del setto. In questi pazienti poi, come dicevo, forniamo un post-processing elaborato, quindi forniamo un dato DICOM tridimensionale che include il circolo coronarico e la fibrosi che andiamo ad evidenziare e il grasso epicardico. E questo è quello che viene ottenuto. In sala di elettrofisiologia il collega aritmologo è in grado di visualizzare live, quindi durante la sua procedura, le coronarie del paziente, la presenza della fibrosi integrata in quello che è il suo mappaggio elettroanatomico, che adesso noi vediamo in trasparenza. Questo è un breve video nel quale vediamo come sia possibile lavorare all'interno di questo tipo di immagini, ruotare in modo assolutamente libero e quindi poter, da parte dell'elettrofisiologo, avere la visualizzazione migliore della cicatrice e integrarla col suo mappaggio elettroanatomico. Caso di questo paziente, dopo aver effettuato un mappaggio completo, vediamo che
la fibrosi a livello del setto, che è in quella evidenziata in bianca, abbia una completa sovrapposizione con quello che è l'area che da un punto di vista elettrofisiologico è malata, quindi presenta dei bassi voltaggi, e che si differenzia bene che dall'area invece di miocardio sano dal punto di vista elettroanatomico, che è qui rappresentata in viola. Vedete che c'è un'ottima corrispondenza tra la valutazione puramente anatomica e tra una valutazione più fisiologica, che diciamo più elettrofisiologica, effettuata durante il mappaggio. Quindi possiamo concludere che il paziente che era noto per una cardiopatia dilatativa non ischemica aveva una chiara indicazione, un'ablazione con approccio endo ed epicardico, e vista la controindicazione ad effettuare una risonanza magnetica abbiamo effettuato una TC cardiaca per la valutazione del substrato aritmico. La TC cardiaca ha permesso di confermare l'assenza di coronaropatia ed identificare una fibrosi miocardica pattern non ischemico, che era a questo punto il verosimile substrato aritmico. È possibile integrare questo tipo di valutazione con la valutazione elettrofisiologica invasiva, e che quindi la nostra TC può essere di supporto durante la procedura. Il paziente è stato ablato con successo e ha un follow-up che adesso è di qualche mese, non ha più recidive aritmiche. Di nuovo, per inquadrare il caso che vi ho presentato all'interno di una letteratura nota, trovo molto interessante questa State of the Art paper che è uscito su Jack nel 2017, che sottolinea come, a parte ricordare le indicazioni cliniche alla ablazione transcatetere di tachicardia ventricolare, il nostro paziente rientra pienamente in questo tipo di indicazione, ma ricorda e sottolinea come l'imaging preprocedurale sia utile alla fine di identificare quei pazienti che possono beneficiare un approccio epicardico, e che l'uso di una valutazione preprocedurale, viene citata la risonanza magnetica perché ovviamente è il gold standard per la valutazione della fibrosi miocardica, quindi l'utilizzo della risonanza magnetica in un setting preprocedurale sia associata in maniera indipendente a un incremento delle probabilità di successo. Questo è uno studio pubblicato su Heart Rhythm nel 2017 su circa 100 pazienti divisi in due gruppi: pazienti che hanno effettuato una risonanza magnetica prima dell'ablazione e pazienti senza risonanza pre-ablazione. Vedete, è possibile identificare una netta differenza in termini prognostici tra questi due gruppi. In rosso, chi non ha un imaging preprocedurale ha una sopravvivenza libera da eventi, da ricorrenze di TV, che è più bassa rispetto al paziente che invece ha ottenuto un imaging preprocedurale. Tuttavia, come sappiamo, in alcune volte ci sono delle controindicazioni alla risonanza che possono essere di vario genere e che quindi non permettono al paziente di usufruire dei benefici, delle informazioni che otteniamo mediante questa metodica. Io credo che in questo setting sia importante sottolineare che a volte l'instabilità emodinamica del paziente impedisce l'esecuzione di un esame che è comunque relativamente lungo, perché dura circa 60 minuti, quando paragonato all'esame di TC, che invece ha una durata di circa 10 minuti, con un ambiente diverso, perché ricordiamo che i pazienti con difibrillatore deve essere messo in modalità MRI safe, e quindi abbiamo il defibrillatore non interviene qualora durante l'esame. E in questo ho ricordo di alcuni pazienti effettuati con Corrado Carbucicchio che avevano tachicardie ventricolari non perfettamente controllate, quindi la possibilità di una durata breve dell'esame è sicuramente importante. A questo riguardo vi sono alcuni dati che supportano questo nostro approccio. I colleghi dell'ospedale San Raffaele, a primo nome Antonio Esposito, hanno descritto una popolazione di 40 pazienti, come la TC sia in grado di identificare le aree di fibrosi miocardica che correlano in maniera direi molto buona con le aree di le aree patologiche allo studio elettrofisiologico. Quindi questo i colleghi concludono dicendo che anche la TC può essere una buona assistenza, un buon supporto nella valutazione di questi pazienti che hanno in programma una procedura ablativa. Come abbiamo visto, non solo con la TAC possiamo vedere non solamente la fibrosi del miocardio, ma caratterizziamo anche la presenza, oltre la presenza di lesioni significative al circolo coronarico, ma possiamo coregistrare in maniera accurata la posizione delle coronarie, che
è estremamente utile al collega elettrofisiologo, in quanto la presenza delle coronarie è fondamentale, deve essere assolutamente noto durante l'ablazione con approccio epicardico, perché non solo può dare dei falsi positivi, ma ovviamente il collega deve essere attento nel non cedere nella tentativa di ablazione se questo si trova attorno o nelle vicinanze di un ramo coronarico. Inoltre, come abbiamo visto, la presenza di adipo epicardico con particolare spessore, e gli autori di questo lavoro pubblicato su JACC Imaging nel 2013 suggeriscono un cutoff di 7 mm, può costituire un falso positivo, nel senso che il collega elettrofisiologo può riscontrare dei bassi voltaggi allo studio elettroanatomico che non corrispondono a un'area di fibrosi, ma bensì a un'area di adipo epicardico con uno spessore importante. Quindi la correlazione tra questo e l'imaging preprocedurale può essere importante per meglio identificare il sito ablativo. Questo è un caso che abbiamo recentemente pubblicato, che ricorda come anche al di fuori del paziente che fa una TC cardiaca mirata, questo tipo di valutazione che al momento anche nel nostro centro riserviamo a pazienti molto selezionati, ma anche il paziente che effettua una TC cardiaca tradizionale per la valutazione del circolo coronarico, dobbiamo ricordarci che soprattutto se l'indicazione è quella di il paziente ha un'anamnesi positiva per aritmie ventricolari complesse, non dobbiamo limitare la nostra valutazione al circolo coronarico, ma dobbiamo estenderla anche alla valutazione del miocardio, per quello che è possibile ovviamente con la TC. E in questo caso abbiamo identificato, come vedete nel pannello a destra, nel pannello B, un'area ipodensa che è compatibile con una presenza di adipo epicardico ad infiltrare la parete posterolaterale del ventricolo sinistro, che è stata confermata poi una risonanza magnetica successiva, come vedete nel pannello D. E questo ha suggerito una diagnosi che poi ovviamente deve per essere effettuata, deve essere supportata anche da altri criteri clinici, comunque ha suggerito una possibile diagnosi di cardiopatia aritmogena a dominanza sinistra, e quindi a sottolineare come la TC sia una metodica interessante non solo per la valutazione del circolo coronarico, ma anche per la valutazione del miocardio e per la valutazione delle strutture anatomiche del mediastino in generale. Andando a concludere, quindi dobbiamo ricordare che sicuramente la risonanza magnetica cardiaca è la metodica di prima scelta nella valutazione del substrato aritmico nei pazienti con cardiopatia. Questo deve essere rimarcato in maniera in maniera univoca, in maniera chiara. Tuttavia ci sono alcuni pazienti che non hanno possibilità di essere sottoposti a risonanza magnetica cardiaca per diversi motivi. E la TC cardiaca può costituire, quindi, come abbiamo visto, un'alternativa che permette di valutare contestualmente il circolo coronarico, l'adipo epicardico, e di integrare tali riscontri con il dato elettrofisiologico. Inoltre, come abbiamo visto e all'inizio, è possibile valutare la fattibilità e la sicurezza dell'approccio epicardico in previsione dell'ablazione transcatetere, andando a visualizzare quello che sarà il sito anatomico di accesso. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille, Edoardo. Bellissima presentazione, bellissime immagini. A noi imager piace molto vedere la fibrosi o in risonanza magnetica cardiaca o in TAC con delle belle immagini, ma volevo sapere dal dottor Carbucicchio se visualizzare la fibrosi in risonanza o anche in TAC ha un valore puramente iconografico oppure realmente ha un valore aggiunto rispetto al mappaggio elettroanatomico nelle procedure di ablazione transcatetere? Grazie Marco. Io credo che Edoardo sia stato un po' troppo così conservativo nello sbilanciarsi sull'importanza di questa metodica, nel senso che io credo che l'esperienza che abbiamo acquisito sia veramente molto impattante in termini di sicurezza e efficacia per questi pazienti. Siamo partiti, è vero, dalla necessità di acquisire dei markers, dei gold standard che riguardassero in particolare per i pazienti in cui si presumeva di dover andare epicardici, un approccio sicuro, una validazione del grasso e un albero coronarico che
sicuramente rappresenta una base per un'eventuale coronarografia interprocedurale. Ma credo che effettivamente un po' alla volta abbiamo acquisito delle certezze che sono andate ben oltre. In particolare con la CT, e arrivo alla fibrosi Marco, abbiamo la possibilità col sistema elettroanatomico che dal mio punto di vista è più utilizzato, che è il sistema elettroanatomico CARTO, un image integration assolutamente formidabile, e qui senza aprire lunghi discorsi è tutto da verificare che con altre metodiche, con altri mappaggi si possa ottenere la stessa accuratezza. Il secondo punto su cui veramente vorrei sbilanciarmi è che la caratterizzazione della fibrosi in termini preprocedurali e intraprocedurali ci ha dato la possibilità di intervenire in termini ablativi in modo assolutamente più sicuro e più preciso. Ti faccio un esempio. Pazienti, sono tutti pazienti estremamente delicati, estremamente instabili, estremamente che meritano una singola procedura perché non sai se puoi fare una seconda procedura. Allora, questi pazienti, in particolare mi riferisco a quelli più complessi, più demanding, che sono ovviamente i pazienti con cardiopatie non ischemiche. Avere un paziente con una cardiopatia dilatativa non ischemica, con uno storm aritmico in cui non hai documentato le tachicardie ventricolari, tu sei brancoli nel buio. Chiaramente devi seguire certi punti fermi e certe regole imprescindibili, però non hai la minima idea di dove sia il substrato. Tipicamente questi pazienti hanno o un substrato subepicardico sulla parete basale, postero-basale, postero-laterale, o un substrato intra o a tutto spessore sul setto interventricolare. L'approccio cambia completamente. Molti di questi che hanno una compromissione in coinvolgimento del setto hanno, ma non tutti, un'estensione sulla parete anteriore a livello epicardico, come era il caso di questo paziente che appena mostrato. Ora, cambia veramente nella sostanza sapere come approcciare il paziente, cioè se fare una procedura a destra e a sinistra endocardica, se iniziare con un approccio, mettendo un filo in pericardio e quindi lasciandosi aperte le strade per fare una procedura epicardica, e quindi cambia moltissimo proprio la sostanza della procedura. A seguire ti dico che per noi elettrofisiologi la mappa elettroatomica è sempre stata considerata evidentemente il gold standard, perché è il segnale elettrico che testimonia una conduzione patologica, anomala, che è la quintessenza del rientro, e ovviamente stiamo parlando di aritmia del rientro. Bene, la nostra impressione è che integrare in termini di estensione, di profondità, proprio perché ti dico la TAC mi dice esattamente quanto è trasmurale, quanto è sull'epicardio, quanto è intramiocardica, di estendere guidati dall'imaging la linea di ablazione è sicuramente un valore aggiunto. Tanto è vero che il trend, evidentemente, in molte scuole è quello di cercare di guidare sempre più l'ablazione in termini guidati da un imaging. Questo probabilmente siamo ancora, è una fase precoce, però ci sono tutti i presupposti e credo che queste evidenze veramente spingano in questa direzione. Spero di aver risposto alla tua domanda. Grazie mille. Gianluca, sì, un commento. Il grosso della fetta di questi pazienti nasce come pazienti con controindicazioni della risonanza, che sono una fetta importante, e dei pazienti con dilatativa, banalmente perché molti di questi sono già portatori di defibrillatore. Però di contro l'attack per fare tissue characterization ha lo svantaggio del sovraccarico di volume. Molto spesso questi pazienti hanno problemi renali importanti e sappiamo che il mezzo di contrasto, la quantità di contrasto da utilizzare per fare tissue characterization in TAC è particolarmente importante. Molti esperti di machine learning dicono che in realtà quello che succede a livello del tessuto miocardico è già incluso nel voxel del dataset angiografico, cioè quella che è l'attacco normale. Ritieni che in un futuro algoritmi di machine learning applicati a quello che è il dataset di CT angiografica, senza dover fare l'acquisizione tardiva, quindi senza dover sovraccaricare di volume di contrasto il paziente, possono avere risvolti positivi sulla possibilità di estrarre la cicatrice senza un'ulteriore fase di acquisizione?
Allora, domanda difficile e appunto di nuovo siamo nell'ambito del futuro, insomma, quindi non del presente. Credo che già adesso, senza diciamo pensare al machine learning, i pazienti che hanno una fibrosi ischemica sono caratterizzabili anche con meno mezzo di contrasto, in quanto abbiamo una cicatrice che è evidente perché abbiamo una parete assottigliata. Quindi in questo senso la fibrosi ischemica, la lesione ischemica è più facilmente caratterizzabile. Se pensiamo a lesioni non ischemiche, quindi mesocardiche, subepicardiche, sono secondo me molto più difficili, perché sono fibrosi spesso non omogenee, sono fibrosi più soft che anche in risonanza spesso non sono univocamente chiare, perché a volte abbiamo anche pareri discordanti, anche diversi operatori hanno pareri discordanti quando abbiamo mild enhancement, quindi una fibrosi soft. E in TAC abbiamo presentato all'SCCT, al congresso di settore, i primi dati dello studio Pluribus che stiamo portando avanti in questo centro, che appunto mira alla validazione ulteriore della valutazione con fibrosi versus di TAC verso risonanza, e abbiamo riportato due casi su 50 al momento di falsi negativi in TAC proprio nei pazienti con fibrosi non ischemica. Quindi sicuramente in linea teorica possiamo aspettarci che già nella fase angiografica noi possiamo in qualche modo andare a ritrovare, mediante tecniche di imaging, di analisi di imaging avanzato, un'alterazione tissutale. È vero però che tanto più la fibrosi è mild, tanto più la fibrosi non è omogenea, tanto più questo è difficile. Se pensiamo anche alla valutazione, per esempio, con il tumor mapping in risonanza, dove andare a identificare con un tumor mapping basale, con un tumor nativo, parcellari aree di fibrosi non ischemica con distribuzione subepicardica è sicuramente non banale. Quindi direi che è una sfida complessa. Okay. Attack Dual Energy potrebbe aiutare. Sicuramente, questo invece è sicuramente un qualcosa che potrebbe migliorare la qualità dell'immagine e, riagganciandoci alla domanda del dottor Pontone, anche eventualmente ridurre la quantità di mezzo di contrasto, nel senso che ci sono esperienze attualmente anche in letteratura di TC effettuata con Dual Energy con dosi di mezzo di contrasto sicuramente inferiore. Quindi sicuramente vedo come più vicino al nostro presente, insomma, la possibilità di effettuare una TC utilizzando una doppia energia per valutare questo tipo di paziente, per ridurre la quantità di mezzo di contrasto rispetto a una valutazione con intelligenza artificiale, che è un pochino più complessa, secondo me, al momento. Grazie mille. Grazie. Se non ci sono altre domande, chiuderei qui. Grazie mille. No, non c'è nessuno. Grazie mille a Edoardo e interessantissimi casi clinici. Grazie a tutti i discussant e ci vediamo al prossimo webinar. Grazie mille. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie.